Amici di 015FB, buon pomeriggio a tutti, eccoci nella diretta quotidiana, ricordiamo ancora una volta i nostri canali di trasmissione, siamo in diretta sulla piattaforma Facebook 015FB, poi più tardi andremo in caricamento anche sul nostro sito www.015tv.it, su YouTube potete vederci su YouTube canale 015TV. E poi finestra informativa all'interno degli spazi del telegiornale del TG4 di Telecupole che ha abbracciato questa nostra iniziativa nata in quarantena con le nostre dirette. Le nostre dirette si chiamano Mezz'ora di quarantena con, abbiamo il piacere di avere Maurizio Lometti in diretta dalla Protezione Civile di Biella. Grazie per aver rubato il vostro tempo anche alla nostra diretta. Un saluto a lei e a tutta la Protezione Civile. Grazie a voi e ai nostri ascoltatori. Allora, signor Lometti, partiamo da qui. Come sono i numeri, i dati adesso a questo punto a Biella? Possiamo, avere un aggiornamento o un punto della situazione in questo momento? Allora, per quanto riguarda i dati riferiti al coronavirus, io mi sono sempre riproposto di non fornire numeri se non utilizzare quelli ufficiali del Ministero della Salute, anche perché i numeri potrebbero essere non corretti oppure viziati da qualche calcolo malfatto. Numeri se ne fanno tanti in questi ultimi tempi, quindi io piuttosto preferirei fare gli altri numeri, quelli che la protezione civile in genere, la nostra in particolare in questo momento, ha dal momento in cui noi siamo stati operativi, cioè ovvero dal 9 di marzo. Chiaro, e questi cosa recitano? Ma recitano che dal 9 di marzo i nostri veicoli hanno compiuto più o meno circa 20.500 km all'interno del nostro territorio e abbiamo effettuato circa 900 interventi per fornitura spese e fornitura medicinali alle persone che sono in quarantena o non si possono muovere. Dal 6 aprile a venerdì abbiamo consegnato a 670 nuclei familiari circa 4.500 mascherine, anzi scusatemi, buoni spesa, i famosi buoni spesa da 25 euro. Fate voi il conto, superano i 100.000 euro di buoni. Abbiamo effettuato dal momento dell'apertura della sala operativa 30 consegne, ovvero 30 trasporti da casa a ospedale, da ospedale a casa di effetti personali, di abiti per i ricoverati e dall'ospedale per chi purtroppo non ha potuto uscirne. Ma noi sentiamo parlare di protezione civile come di una entità quasi semplice e lineare. In realtà protezione civile sono molte cose variegate e messe insieme. Ci può fare un riassunto di cosa è la protezione civile e quali come dire, organi vengono nominati sotto questo grande cappello che è protezione civile? La protezione civile innanzitutto è un sistema. È un sistema che nel momento dell'ordinario tutte le componenti hanno delle altre attività. Nel momento in cui viene dichiarata un'emergenza a livello locale, a livello provinciale, regionale o nazionale, tutti gli appartenenti al sistema di protezione civile diventano una sola cosa. Nel caso specifico, l'emergenza è vero, è un'emergenza sanitaria, però la protezione civile, vista l'imponenza e l'importanza di questa situazione a livello nazionale, è stata coinvolta, e all'interno di questo sistema ci sono gli organi istituzionali, che va dalla Presidenza Consiglio dei Ministri, dai quali dipende il Dipartimento, le regioni, i prefetti, i sindaci,
e più tutto quello che è la parte tecnicamente operativa dei vigili del fuoco, alle forze dell'ordine, e non ultimo dei volontari che ci sono sul territorio nazionale. Ricordo anche agli utenti che ci stanno seguendo su internet che se vogliono fare una domanda siamo ben disponibili a fare da tramite sia nei commenti del video in diretta che nei commenti del video party che abbiamo lanciato su Facebook. A Biella quanti volontari e soprattutto si tratta solo di volontari o come protezione civile, parliamo anche di veri e propri professionisti in questa attività, quante persone a Biella lavorano con la protezione civile? Beh, se il professionisti intende personale dipendente, quindi istituzionale, noi siamo in tre. Per quanto riguarda invece i volontari, siamo arrivati ormai a una cinquantina. Di questi 50 volontari, abbiamo una media di 30 volontari al giorno, presenti dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7. Anche in questa situazione di emergenza, oppure si è, come dire, aumentato quelli che sono i ritmi, delle persone di lavoro? Ma, i ritmi di lavoro sicuramente sono aumentati proprio perché in condizioni ordinarie i volontari hanno per fortuna il lavoro e quindi sono impegnati con le loro attività e quindi dedicano il tempo libero quando gli viene concesso, quindi sabato, domenica, la sera. E nel caso specifico, dovuto anche a queste chiusure delle aziende, eccetera, molti dei nostri volontari si sono resi disponibili qua per queste 12 ore al giorno, a cui vanno aggiunti altri cittadini che liberamente a casa dal lavoro si sono resi disponibili e noi li abbiamo inseriti nelle nostre file proprio per darci una mano, anche perché nel caso specifico non è che occorra una specializzazione particolare, è un supporto, un aiuto che comunque qualsiasi cittadino può dare, perché si tratta di fare la spesa, di portare i farmaci a casa, vi dicendo, certe attività è vero, le facciamo, ma le facciamo fare soltanto dalle persone esperte, quindi abilitate a fare determinate cose. E per rientrare in questa fascia di persone abilitate, io credo che voi ciclicamente fate dei corsi di preparazione, corretto? Noi i corsi li facciamo tutti gli anni, dal 2 di novembre fino a fine febbraio, fine gennaio, primi di febbraio, tutti gli anni. Quest'anno l'ultimo corso è stato il 19° anno, quindi è 19 anni che facciamo i corsi per volontari, e questo intendo specificare non solo per volontari della nostra struttura di protezione civile, ma anche di altre organizzazioni a livello prettamente volontaristico, perché il nostro è un gruppo comunale, quindi un gruppo diciamo istituzionale. Torniamo alla situazione attuale, quindi a questa emergenza sanitaria nella quale voi siete stati impegnati proprio come supporto alla popolazione. Che riscontro avete avuto dalle persone, dalla gente comune? Positivo, negativo? Vi ritengono degli eroi? Hanno un atteggiamento in qualche caso negativo, strafottente, oppure tutto bene, tutto positivo? Allora, non voglio ripetermi su cose che sono già state dette da altri, ma in questo momento parlare di eroi mi sembra eccessivo. E qui dentro ci sono delle persone, come ci sono all'interno degli ospedali, ci sono all'interno delle organizzazioni di volontariato, delle persone che chi per mestiere, chi per scelta, fa questo tipo di attività e deve sapere anche, in condizioni come queste, accettare il proprio ruolo. Quindi io direi eroi no, direi che la gente ci accoglie bene, la gente credo capisca Si è bloccato il collegamento con. tra virgolette, in casa, e quindi cerchiamo non solo di fornirgli l'indispensabile, ma molte volte i nostri centralini devono anche fare
c'è la signora anziana, per dire, che è sola a casa e devono fare anche un po' da supporto, non dico psicologico perché sarebbe troppo, ma da supporto un po' di compagnia. Tante volte due parole dette così per una persona che si trova, ripeto, io lo dico agli arresti domiciliari, come si trovano tutti gli italiani, gran parte degli italiani in questo periodo, può far bene. Trova una maggiore insofferenza dal suo osservatorio privilegiato della protezione civile negli ultimi giorni delle persone. C'è un po' di, come dire, stanchezza di questa, situazione che anche lei ha definito un po' da arresti domiciliari? Ma indubbiamente la stanchezza c'è, più si va avanti e più viene sottolineata. Non è semplice, me ne rendo conto, ma le cose magari fra qualche giorno cambieranno, ma ad oggi i cittadini si devono rendere conto che le regole dettate non dall'ultimo anello della catena, ma dalla più alta carica dello Stato deve essere rispettata, perché secondo me solo in questo modo si può rallentare il dilagare non voglio chiamare come si chiama, dell'evento, ecco, chiamiamolo così. E purtroppo, ecco, questo dobbiamo significare che in questo periodo ci sono delle persone che le regole cercano di non rispettarle o quantomeno di fugarle. Questo non fa bene, non fa bene a nessuno, non fa bene a noi che facciamo questo mestiere, ma non fa bene neanche alla cittadinanza, perché purtroppo non sappiamo come questa pandemia si dilaghi, e quindi se il governo ha deciso di fare. Cioè, di dare certi indirizzi, sarebbe opportuno che tutti li rispettassero, cosa che purtroppo ogni tanto non avviene. Purtroppo e per fortuna questo senso di buonsenso che la gente dovrà avere dovrà ancora essere maggiore in quella che viene definita la fase 2, quindi quella di una riapertura graduale, credo. A quel punto, per forza di cose, caleranno gli obblighi e bisognerà avere a maggior ragione buonsenso. Lei cosa crede di questo e cosa pensa di quella che ormai viene definita giornalisticamente fase 2? Ma sulla fase 2 io non mi voglio dare dei pareri, perché la vorrei vederla definita e con un atto formale. Per me la fase 2 vorrà dire il momento stesso in cui diranno: ragazzi, potete cominciare ad uscire, però ci saranno delle regole. La prima è quella dell'utilizzo della mascherina. Io dico sempre, quando in Italia è venuto l'obbligo delle cinture di sicurezza, no? Ci è voluto un attimino per abituarsi, adesso tutti siamo abituati, come saliamo in macchina e ci mettiamo la cintura di sicurezza. E purtroppo, per fortuna, le mascherine saranno poi le nostre cinture di sicurezza per il prossimo futuro. Per quanto non lo so, ma per il prossimo futuro sicuramente. Innegabile però che questa cintura di sicurezza, questa mascherina, è stata difficile, mannaggia, da avere a disposizione. Qualcosa non ha funzionato in questo senso. Ma sicuramente qualcosa non ha funzionato. Prima per le informazioni che secondo me sono errate, perché vediamo dal nostro piccolo punto di vista che effettivamente cose così come ci dicono e ci raccontano proprio non sono. Problema che le mascherine in primis erano bloccate alle dogane, quindi difficoltà di sdoganamento, vi dicendo che poi è stato superato. Il secondo step è il fatto di dire le mascherine vengono date a chiunque. Purtroppo non è così, perché le mascherine, comunque, per tante che ce ne siano, non sono mai sufficienti, e ovviamente prima hanno diritto ad averle coloro che combattono in prima linea il focolaio, quindi la pandemia, successivamente tutti gli altri operatori che lo devono fare per la tutela dei cittadini, e poi i cittadini, ma i cittadini per via graduale, ovvero si è cominciati con gli ultra settantenni, siamo scesi agli ultra sessantenni, poi pian pianino andremo avanti, però la strada è ancora lunga.
Ma voi che in situazioni ordinarie siete, vi occupate in qualche modo di sicurezza, non crede che manchi un po' di cultura, in Italia della sicurezza? Parlo dei posti di lavoro, d'uso delle mascherine, di attenzione propria. In questo senso, come senso civile, è una nazione che deve ancora fare dei passi in avanti. Allora, dal punto di vista della sicurezza nei luoghi di lavoro ci sono delle normative ben specifiche e quindi io non voglio addentrarmi. Io direi più che altro che in un paese evoluto come l'Italia non ci sia una cultura della protezione civile, che è tutt'altra cosa, che è legata alla sicurezza di ciascuno di noi. Io ricordo una pubblicità progresso del dipartimento che diceva: ricorda che la protezione civile per primo sei tu, cioè tu singolo cittadino ti devi attivare. Poi la protezione civile è quella che tutti vediamo, i volontari, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, ma il primo vigilante del territorio è proprio il singolo cittadino. E se non abbiamo una mano dal cittadino diventa dura per tutti. E in che modo il cittadino può darvi una mano? Con i comportamenti oppure anche in qualche altro modo? Con i comportamenti in modo assoluto, e non parlo soltanto di situazioni come queste, sto pensando al terremoto piuttosto che alle alluvioni, a eventi naturali che il nostro territorio ormai ne è abituato a conoscere finché mai, o molte volte si sarebbero potute risparmiare vite umane, via dicendo, se i cittadini si fossero comportati seguendo quelle piccole norme che su qualsiasi sito internet, dal dipartimento in avanti specializzato in protezione civile, ci sono modi di comportamento di chi fare e che cosa fare in determinate situazioni. Ho visto anche però una buona dose di solidarietà e di generosità nei vostri confronti a tutti i livelli. C'è qualche situazione curiosa che vi ha gratificato in maniera particolare in questi giorni? Ma i gesti di solidarietà sono innumerevoli. Che ne so, io dall'azienda che ci dona fino a termine emergenza a noleggio gratuito un veicolo, perché i veicoli non bastano mai con tutti i servizi che abbiamo, a semplicemente la persona che ci telefona o ci trova per la strada e ci ringrazia per quello che facciamo. Ripeto, sono innumerevoli. Me ne riscorderei sicuramente qualcuno, però non sono soltanto i gesti di tipo operativo, economico, tutto quanto, ma sono anche i gesti umani, normali, di cui molte volte anche noi, i nostri operatori, hanno bisogno per avere la forza e la voglia di continuare, Beh, perché ormai è il 9 di marzo che siamo qua. sì, lo credo. Allora, ragioniamo un attimo come se approfittiamo della sua presenza e ragioniamo come se fossimo in una situazione di normalità. Questa eccezionalità della pandemia, alla quale oggettivamente non ci si aspettava e probabilmente non si era preparati. Il nostro territorio biellese invece, in condizioni normali, a cosa deve fare attenzione? Alla manutenzione del territorio in un'ottica di alluvione, alle costruzioni, a che cosa? Al pericolo incendi? Qual è la situazione che richiede una maggiore attenzione? Guardi, un vecchio capo dipartimento aveva in una sua battuta aveva detto: l'Italia sui rischi non si fa mancare nulla. Questa persona era per me un grande maestro, quale il dottor Bertolaso. Allora, per quanto mi riguarda il nostro territorio, quello biellese, come citava lei, i rischi ci sono tutti. Escludiamo quello del vulcanico e maremoto, che ovviamente per ovvi motivi al momento non abbiamo, ma tutti gli altri rischi li abbiamo. Dagli incendi boschivi, abbiamo visto l'anno scorso, nel mese di aprile, 10 giorni di fuoco nella zona di Sostegno, Borgosesi, a Serravalle. Possiamo accennare a tutti gli eventi passati relativi
alle alluvioni, senza dimenticare quella di Valle Mosso, purtroppo tragicissima, ma se vogliamo venire più vicino al 2002, la Valle Cervo, se vogliamo venire ancora più vicini, 2014, una frazione della zona di Biella che ebbe dei problemi non gravissimi, ma comunque ci fece lavorare non poco. Questa è già un'emergenza. Nell'ordinarietà, purtroppo, il cittadino a volte non lo sa e non capisce. La protezione civile lavora sempre. Cioè, non è che la protezione civile si vede nel momento in cui c'è un evento, ma quando l'evento non c'è, la protezione civile serve a fare attività di previsione, di prevenzione e fornire i piani di emergenza per poi, un domani, dare la possibilità. Non all'azzeramento, ma alla riduzione dei disastri, anche tramite il comportamento. Quindi i piani di protezione civile che sono pubblicati, ci sono dappertutto, il cittadino dovrebbe prendersi tante volte la santa pazienza di andarseli a leggere, perché è l'unico internet, diciamo, è l'unica maniera oggi come oggi, qui noi possiamo capillarmente confrontarci con il territorio. Dopodiché ci sono stati anche diversi sindaci che hanno, in tempi non sospetti, organizzato delle serate con i loro cittadini, i loro abitanti, per spiegare i rischi a cui il territorio poteva andare incontro. E mi spiace dirlo, è stato un flop, perché i cittadini non hanno risposto. Quindi la responsabilità per una volta non le diamo alle amministrazioni, ma la diamo ai cittadini. Io per la mia attività sono a contatto con molti sindaci, soprattutto quelli dei paesi molto piccoli. Hanno loro sì una grande considerazione del lavoro della protezione civile. Me ne viene in mente uno su tutti, Pier Giorgio Givonetti di Zimone, non appena può, loda la protezione civile per l'aiuto che ha, anche solo semplicemente nel gestire una manifestazione ludica piuttosto che un'emergenza, ecco. Quindi sì, forse i primi cittadini sono attenti, le amministrazioni sono attenti, magari i cittadini non si avvicinano con facilità, ma magari semplicemente hanno, come dire, un'inconscia paura. Secondo me il pensiero collettivo, erroneamente, è quello che quando si sente che capita qualche cosa, beh, è capitato agli altri, tanto a me non capiterà mai. Il problema è che quando ti trovi dall'altra parte del bancone, la ragioni in modo diverso. Quindi l'approccio con la protezione civile è non partire dal presupposto che tutti gli eventi che io ti vado a raccontare, che purtroppo potrebbero accadere, ma magari mai accadranno, però non ti dovranno mai cadere sulla testa, perché magari prima o poi, vediamo l'esempio di oggi, la pandemia è prevista tra i rischi relativi alla protezione civile, ma nessuno avrebbe mai pensato di trovarsi oggi a ragionare su queste problematiche, magari ragionare su altre cose sì, ma non certo sulla pandemia, ma la pandemia è tra i rischi di protezione civile. Io credo però che dopo questa emergenza che ha toccato la nostra vita quotidiana, un po' più di attenzione, che ne so, quando c'è l'esercitazione ciclica dell'antincendio nel posto di lavoro, che magari viene vista un po' come, ma sì, adesso usciamo tutti in cortile, magari dopo questa paura un po' più di attenzione la prossima volta la facciamo, non crede? Io me lo auguro, non vorrei come, e non voglio essere pessimista, ma posso raccontarlo, non vorrei come in tante altre cose che la settimana dopo tutti se ne dimenticano. Sì, beh, questo in effetti è un rischio, è un rischio, è un rischio. E non è detto che le persone migliorino, ecco, oltretutto dopo questo. Però. Tendo a precisare solo una cosa. E comunque la formazione della cittadinanza deve assolutamente avvenire prima nelle scuole. Se le scuole non incominciano a inserire la protezione civile come materia, è la scuola che forma i cittadini di domani. E
E se io vado a raccontare certe cose a una persona di 60 anni, la vivrà e la ragionerà da una persona di 60 anni. Se io comincio invece a spiegare alle persone, ai ragazzi, giovani, non dico in tenera età, ma diciamo dalle scuole elementari in su, quali sono le problematiche, i rischi, ma in modo serio e coscienzioso, e forse magari domani avremo dei cittadini che vedono e ragionano la protezione civile in un altro modo. La protezione civile non sono soltanto le macchine con i lampeggiatori, le divise, eccetera. Dietro la protezione civile ci sono delle persone che a volte giorno e notte lavorano e lavorano per cercare di migliorare il territorio in cui loro stessi vivono. Io direi che sono le parole migliori per chiudere questa chiacchierata. Ormai siamo arrivati allo scadere della nostra mezz'ora di quarantena se voi foste disponibili, noi andiamo avanti fino al 3 maggio con queste dirette. Se voi siete disponibili domenica prossima a fare un altro collegamento per un punto della situazione, vi ringraziamo. Possiamo strappare una promessa in questo senso? Una promessa sicuramente c'è, nel senso che sicuramente sabato o domenica prossima saremo ancora qui, Ok, allora. sperando che questo tempo diventi sempre più breve, perché anche per noi diventa pesantino. Va bene, dai, allora ci sentiamo in settimana se avremo questa possibilità. Ricordo ancora una volta, noi andiamo in onda tutti i giorni in diretta sulla piattaforma Facebook 015FB, poi il programma di mezz'ora di quarantena con viene caricato sul YouTube, sul nostro canale 015 TV e poi nella finestra informativa del TG4, il telegiornale di Telecupole sul canale 15 del Digitale Terrestre. Piemonte, Liguria e Lombardia, che ringraziamo per l'attenzione. Grazie, buon lavoro, un abbraccio virtuale, non ci si può abbracciare fisicamente in ogni caso, ma complimenti e congratulazioni per il vostro impegno e il vostro lavoro. Grazie, grazie a voi, buon lavoro anche a voi, e tengo a precisare che i mass media sono l'organo principale anche della protezione civile, perché tramite di voi noi possiamo arrivare a tutti. Grazie, grazie e buona serata.